Amici di Lario Sport, buonasera e ben ritrovati con la ventesima puntata di Bar Lario Sport. Puntata speciale con un ospite speciale, mister Marco Banchini del Calcio Como. Calcio Como, nuova capolista del girone B di Serie D, che nello scontro diretto di domenica ha battuto il Mantova. Buonasera, mister, e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto anche al nostro direttore Luca Pinotti, a cui passo subito la parola per raccontarci un po' la partita di domenica. Buonasera a tutti. E, insomma, avere già qua con noi il mister del Como per la prima volta, direi capolista da solo, è insomma, una grande soddisfazione, un grande onore. Mister, della partita si è detto molto, soprattutto nel pre, e anche nel post. Sensazioni così a freddo, freddissimo, cosa ci puoi dire, insomma, cosa ci puoi dire di questa vittoria così importante? Quali flash magari ti vengono in mente? Ma sicuramente è stata una domenica importante per un po' per tutti, no? Per la società, per i tifosi, per la squadra, perché, e torno a ripetermi, ci siamo conquistati e ci siamo meritati la possibilità di, come hai detto tu, ritornare davanti in classifica, che era per noi fondamentale. È una partita che, oltre al risultato positivo, noi consideriamo importantissima per quello che è l'aspetto psicologico per poi affrontare il prosieguo del campionato. Sicuramente ha fatto piacere vedere che, oltre al risultato, c'è stata anche una prestazione importante dove praticamente il Mantova con la rovesciata di Scotto ha portato a tabellino l'unico tiro in porta della partita, e dove invece noi abbiamo dimostrato di saper gestire le gare, un po' quello che c'era successo nelle ultime due uscite, e di questo infatti sono particolarmente contento. Sicuramente importante, e anche la reazione dopo il rigore sbagliato sono episodi che possono condizionare pesantemente una partita. Invece ho notato che la squadra è sempre stata molto concentrata, molto sul pezzo. Ho fatto un'analisi giusta o Ma condividi è o... corretto, siamo tutti insieme in questo percorso, e quindi sai che io continuo a parlare di approccio alla gara, e quando parlo di approccio alla gara mi riferisco a quello che è la predisposizione mentale ad essere concentrati, quindi non sbagliare i passaggi e fare giocate su delle linee aperte facili senza forzare. Mi riferisco al fatto di non perdere i contrasti, mi riferisco al fatto di rubare, come si dice, no? Tempo e spazio agli avversari in fase di non possesso. Quindi l'approccio alla partita è stato fondamentale. La gestione dei momenti difficili è comunque determinante. La squadra ha raggiunto una certa maturità. Il nostro percorso è un percorso dove abbiamo fatto degli errori e abbiamo dimostrato di non ripeterli. E questo è importante, appunto, aver dimostrato una maturità nella gestione dei momenti difficili. Il rigore, lo ripeto, è un episodio che ci poteva cambiare la gara. Credo che ce l'abbia cambiata uguale, perché poi aver reagito in questo Assolutamente. modo ha dato la consapevolezza che si poteva fare. Quindi ben venga aver finito il primo tempo 0-0 e aver meritato, diciamo, i punti, perché poi nell'intervallo abbiamo potuto parlare, rifletterci e soprattutto dirci e realizzare che bisognava fare ancora di più, che quello non bastava, e così abbiamo fatto. Sono particolarmente contento della gestione finale della gara, perché nel secondo tempo non abbiamo rinunciato assolutamente a giocare. Abbiamo avuto altre due occasioni importanti, una in particolare con Gabrielloni, che è andato al tiro, e altre due che non sono arrivate per poco. Però allo stesso tempo dobbiamo anche, io ho rivisto la gara 2 volte, dobbiamo anche pensare che il Mantova è comunque un avversario importante ed era normale che reagisse. Non le abbiamo concesso niente, abbiamo fatto degli errori che domani rivedremo in video con i ragazzi, però ripeto, non abbiamo subito in tiro in porta nel secondo tempo, quindi
La partita è stata portata a casa sicuramente in maniera meritata dai nostri ragazzi. Tra l'altro è la prima volta in cui Mantova non segna un gol. Quindi Mantova ha sempre segnato nelle precedenti partite almeno un gol. Stavolta non ci è riuscito. Insomma, sono tante cose, no? Perché i numeri parlano, no? Ogni tanto, magari ogni tanto portano fuori strada, però per come Mantova non mettono, insomma, sono due grandi squadre e lo testimoniano i numeri. Io i numeri sì, sai quanto ci tengo i Sì, numeri, quindi ultimamente sì, hai iniziato. è un po' che cerco di portare l'attenzione a quello che sono poi gli aspetti oggettivi, no? Perché i numeri ci riportano poi la realtà. Io devo fare questa riflessione. La fase di non possesso è notevolmente migliorata proprio in funzione del fatto che tutti i giocatori, dall'attaccante che è una posizione più avanzata al portiere, quindi alla posizione dell'estremo, riduce sicuramente le distanze. Quindi una squadra corta, una squadra che va in avanti, una squadra che copre la palla nella metà campo offensiva e quindi concede poco. Dobbiamo però pensare che non dobbiamo farci troppi complimenti perché domenica ci aspetta una gara difficilissima, una trasferta dove comunque insomma il Legnago viene da quattro partite che non perde, viene da due partite in terre dove non ha preso gol. Io penso che il Mantova non abbia fatto gol e c'è del merito sicuramente del Como. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento e beh, un numero è che anche noi non abbiamo fatto gol una partita sola, che è quella di Darfo Boario, che è stato uno 0-0, che poi ha cambiato anche il nostro percorso di crescita, perché dopo quel pareggio che veniva da altri pareggi esterni, anche lì abbiamo dato decisamente una sterzata e quindi fuori casa è importante per dimostrare personalità, fuori casa è importante per dimostrare che se vuoi vincere i campionati, devi prendere pochi gol e vincere fuori casa. Un'ultima domanda, poi magari vi lascio anche spazio a Marta perché credo che abbia anche lei qualche domanda. Da inseguitore a lepre, no? L'atteggiamento, cioè, cambia qualcosa a livello ovviamente psicologico, mentale, o alla fine sempre quello è la sostanza, cioè che devi vincere tutte, perché con un avversario così devi vincere tutte, o comunque il più possibile. C'è prevedi qualche cambiamento mentale nei giocatori o nell'approccio tuo alla preparazione delle partite, o non cambia, ci sono variazioni? Guarda, io penso che in qualsiasi categoria il calcio venga rappresentato 70% dall'aspetto psicologico-motivazionale e 30% da quelle che sono le abilità tecnico-tattiche. Quindi ti dico che per noi sarà fondamentale, e questo è in qualsiasi categoria anche nel calcio d'elite, per noi sarà fondamentale trovare le motivazioni e quindi dopo una partita del genere preparata in un contesto così particolare contro un avversario fortissimo, domenica dobbiamo pensare di andare a trovare per qualsiasi motivo delle motivazioni importanti, altrimenti possono nascere dei problemi. Solo così la determinazione e la voglia di fare risultato ti può portare ad andare oltre ed arrivare a quella a tutti i costi che io chiedo ai ragazzi. Sicuramente adesso abbiamo il vantaggio del punto in più in classifica. Però rimane il fatto che, come hai detto tu, se noi vinciamo domenica possiamo pensare di vincere alla fine e se ogni partita, ogni domenica la affrontiamo in questo modo, sicuramente a livello motivazionale faremo la differenza. Invece io volevo chiederle, domenica si è visto un Senigallia come non si vedeva da tempo. Le era mai capitato di giocare davanti a una cornice di quasi 5.000 persone? Guarda, io ho affrontato il campionato in Albania e in Australia. In Albania è una media di 7-8 mila persone e poi sono arrivato in finale della Coppa con il Laci, dove tra l'altro c'era una terna italiana, c'era Marco Guida, arbitro che oggi fa costantemente Serie A, è venuto a arbitrarci proprio per avere questa possibilità di essere il più imparziali possibile. C'erano 12 mila persone.
A Como però l'effetto è completamente differente perché se le altre domeniche parlavamo di un migliaio di persone, domenica è stato veramente qualcosa di particolare. Sono felice e poi la verità è che i nostri tifosi, soprattutto in trasferta, ci erano stati vicino e ci sono serviti per fare anche, secondo me, dei punti e per fare anche, per avere anche delle reazioni, no? Sempre legato al discorso psicologico, delle reazioni quando le cose non andavano benissimo. Domenica ci hanno dato una grande mano e mi viene da pensare che se non avesse piovuto, magari c'era anche Magari qualcuno in qualcosa più. in più, però non Però, troppo perché la capienza è 5.000, perciò. però no, adesso i numeri li conoscete voi meglio di me, però davvero particolare e penso e spero che si possa continuare così nelle prossime partite. Poi, come diceva prima, domenica ci sarà appunto la gara con il Legnago e poi quali saranno i prossimi appuntamenti? Adesso abbiamo Legnago Pro Sesto Pontisola, dopodiché arriviamo a una sosta e quindi diciamo che il microciclo, come si dice, è in funzione di queste tre gare. Domenica è una trasferta particolare, una trasferta che nasconde mille insidie e che dovremo affrontare con tutta l'attenzione del caso. Ultima cosa, mister, c'è la squadra, oggi vi siete ritrovati, come sta? C'è qualche problema? Direi che domani il giudice squalificherà Anelli, se non ricordo male, penso, per recidività e l'ammonizione, ci sono altri non disponibili o qualcuno che magari toccherà. Come sempre, oggi abbiamo ripreso la settimana col primo allenamento alle 2:30. Domani faremo doppio. Sono tutti a disposizione. Rientrato Bizzi, rientrato Sbardella, Sbardella. Anelli alle 5 ammonizioni. La squalifica lo vedremo. E devo dire che siamo tutti concentrati, ripeto, sulla partita di domenica perché un calo di tensione, un piccolo aspetto superficiale ci può costare davvero, davvero tanto. E dopo aver fatto una rincorsa del genere e aver dimostrato di poterci stare lì davanti, non possiamo permetterci errori. Perfetto, allora chiudiamo qui la prima parte. Ringrazio ancora il mister per essere venuto a trovarci. Complimenti e in bocca al lupo. Viva il E lupo, perché non sbagliamo, viva il lupo. noi ci troviamo tra pochi secondi dopo la pubblicità con due nuovi ospiti. Amici di Lario Sport, ben ritrovati. Presentiamo subito i nostri nuovi ospiti. Benedetto Lobianco, attaccante classe 79 dell'Andratese, e Marcello Riolo, classe 98, centrocampista dell'Omazzo. Buonasera. Benvenuto anche al nostro Roberto Montella. Grazie Marta, ciao Marta, ciao ragazzi e benvenuti a Barlario Grazie. Sport.
Allora, seconda parte di Ballario Sport, come ci diceva appunto la nostra Marta, entriamo un po' nei temi caldi del calcio dilettanti. È martedì, quindi la prima puntata che facciamo adesso in questa fase di Ballario Sport, non più lunedì, tralasciamo i risultati che ormai tutti avete già letto sulla provincia, su Ballario Sport, quindi. E partiamo dalla prima B perché abbiamo qua uno dei grandi protagonisti della domenica, perché comunque avete fatto un grande risultato, ma soprattutto centrocampista del Lomazzo. Lomazzo che ha vissuto, come tutti pensano, purtroppo un paio di settimane abbastanza travagliate, ma a quanto pare si è, diciamo così, chiusa, l'abbiamo così anche simpaticamente rinominata telenovelas, perché insomma ci sono state situazioni un po' particolari. Marcello, ti chiedo allora, com'è adesso, insomma, che aria si respira a Lomazzo dopo queste 2 settimane che hanno portato all'uscita di scena le dimissioni del presidente Del Bosco e del direttore generale Torre e al ritorno, come titolava oggi anche la provincia, il figlio del prodigo Luca Mauri, che insomma sappiamo, vicende ormai note. Anch'io ho letto la provincia oggi e diciamo che riprendo un po' il pensiero del mister. Noi abbiamo iniziato a settembre con un obiettivo e purtroppo, per sfortuna, per errori di alcune persone o errori anche nostri, comunque questo progetto, diciamo, si era un po' interrotto. Ora il nostro obiettivo e la nostra idea deve essere quella di riprendere il percorso, cancellare queste settimane e concentrarsi solo su noi stessi. Perché credo che da tutta questa vicenda sia proprio il gruppo e il progetto quello che è venuto fuori Quindi tu sei l'ultima fiducioso linea. perché chiaramente quello che è successo ha portato all'uscita di scena di 2 personaggi comunque importanti, come il presidente, come erano Torre. Ha vinto probabilmente qui lo spogliatoio e la squadra in questa situazione. Poi noi abbiamo raccontato i fatti che ci avete raccontato, noi non li abbiamo mai vissuti in prima persona. Stavamo un po' alle dichiarazioni, sì, poi i rumors che cercavamo di verificare. Sei quindi fiducioso a questo punto, Certo, nonostante tutto quello certo. che è Io successo? credo che la vicenda sia nata nello spogliatoio, ma poi si sia sfociata in cose che a noi della prima squadra non interessavano, e quindi ci siamo anche un po' chiamati fuori noi. Ci sono delle persone che hanno valutato, hanno fatto, hanno agito, e noi della prima squadra abbiamo cercato di chiuderci e di affrontare al meglio possibile queste settimane in cui comunque Infatti, ci siamo un'altra allenati da domanda che volevo chiedere, com'è soli. stata l'autogestione di queste 2 partite, giusto, di autogestione? Sì, Perché poi non perché si è poi una giocato, è solcata, stata 3 settimane sì. È praticamente. stata una cosa, secondo me, motivante, cioè ci ha molto Cioè motivato. nella difficoltà forse Ci siamo avete uniti tratto ancora di più, forza per. abbiamo trovato, tutti hanno trovato un senso di responsabilità, non c'era nessuno che ti diceva cosa fare, dovevi tu con la testa andare ad allenarti, ascoltare quei pochi, perché sono veramente pochi, vecchi, tra virgolette, e metterci nelle loro mani, loro che sicuramente hanno più esperienza di noi, ci siamo messi a Fammi qualche disposizione. nome, nel Beh, senso, io ho sentito Castelli, Mauri, Rusconi, sono comunque Capitano, giocatori l'avevo sentito, che. Rusconi è infatti. uno che vive Lomazzo da anni, sono 20 anni credo Anche tu, Benedetto, lo conosci, che vero? giochi Sì, nella anche se è un società. ex romanzo. Mauri comunque ha calcato i campi di categoria per anni. Castelli è un giocatore molto esperto, ha giocato in Ecco, tante mi permetti, ma squadre. colgo l'occasione per aprire una parentesi su Matteo Castelli. Abbiamo oggi dedicato appunto nelle top news di Lario Sport un articolo, un'intervista, perché ha debuttato domenica dopo è rientrato dopo un lungo infortunio, che io che conosco da, veramente da una vita, ed è la sua 16ª stagione tra i dilettanti, ma e le ha fatte tutte le Sì, categorie e devo dire importanti. che è anche impressionante vedere come al rientro dell'infortunio abbia messo la testa su, ovviamente su se stesso per il recupero, ma anche su una situazione che, in cui lui si è inserito molto bene, e dimostra voglia, dimostra passione, e nonostante l'età sembra un ragazzino diciamo, per l'entusiasmo che sta mettendo nella cosa. E domenica è arrivata, è tornato poi perché è successo che nel fine settimana il consiglio direttivo si è riunito, ha ratificato quello che, diciamo, le indicazioni erano già emerse nei giorni e settimane precedenti, come abbiamo detto prima, e poi è stato richiamato mister Mauri, che noi avevamo anticipato che se si fosse verificata quella situazione societaria sarebbe ritornato in panchina. Avete risposto con un 5-0 contro il taverno dell'amico di Mauri, Marcarmi, che sono molto amici Sì, tra le altre cose. sì, è andata molto bene domenica. Avete messo qualcosa in più? Probabilmente all'inizio sì, abbiamo avuto come dire, un approccio alla gara di carattere molto forte. Le cose si sono messe subito in discesa, quindi poi secondo me la partita è valutabile più nel primo tempo, perché il secondo è stato un po' come le Dopo solite partite, diciamolo, eh. quando finisce il primo tempo 3-0, un uomo in più, il secondo tempo secondo me è poco valutabile. Però secondo me l'approccio alla gara è stato ottimo. E io quello che spero è che ora,
coi fatti dimostriamo tutte le parole che abbiamo fatto in questi giorni. Beh, certo, chiaramente, perché comunque, quello che poi è all'origine di questi, dei fatti, degli accadimenti, appunto, Lomazzo, la curiosità è che il Lomazzo è ancora l'unica squadra imbattuta sul campo, perché ho detto una sconfitta a tavolino, l'abbiamo già detto e stradetto, e quindi questo comunque aveva, diciamo così, incuriosito, toccato un po' l'attenzione di tutti, dice, ma come mai? Poi, per carità, ci sono tante situazioni, tante vicende, un po' le abbiamo raccontate, un po' le sappiamo e un po' no. Però adesso siete ancora imbattuti, perché nonostante tutte le difficoltà siete ripartiti, siete a ridosso di questa Cabiate, che è comunque la favorita numero uno a questo punto, sì, del campionato. Volevo chiederti, voi, Lomazzo, Castel, come vedi questo finale di stagione in Prima B? E insomma, per voi qual è il vostro scudetto a questo punto? Io queste tre aggiungo sicuramente anche l'Ardita. Ora vedremo, perché avrà due recuperi. Domani, dopo parleremo dei recuperi. Domani c'è una partitissima, sono le due partite Cabiate. Faranno la differenza, perché o rientra l'Ardita o si staccheranno alcune squadre, secondo me. Però vedo l'Ardita molto vicina alle prime tre, il Cabiate è un po' più staccato verso l'alto, ma anche solo per una questione di esperienza. Comunque io, per esempio, sono 3 anni che gioco questo campionato, i giocatori del Cabiate più o meno sono sempre gli stessi, aggiungono giusto qualche pallino di qualità ogni anno, e la forza del gruppo, di un gruppo che gioca insieme da anni, comunque si vede anche in campo. Castello è una squadra forte, una rosa forte, ha acquistato anche a gennaio con i giocatori di esperienza, sì, che fanno la differenza in queste categorie. Noi, secondo me, siamo una squadra con un grandissimo potenziale, molto giovane, e che viaggia molto sull'entusiasmo. Finora ci è andato sempre tutto bene, il nostro obiettivo è... Dovete essere bravi ora a gestire, esatto, questo entusiasmo, perché sai, quando le cose vanno bene è facile, dopo bisogna anche, sì, un momento di difficoltà. Finora ci è andato tutto bene, non abbiamo mai perso sul campo, comunque calcisticamente, diciamo, non abbiamo mai potuto lamentarci. Quale può essere il vostro scudetto? Il playoff per voi è uno scudetto? Oppure dici, no, guarda, noi sotto sotto speriamo... Sinceramente, un obiettivo preciso delineato non ce l'abbiamo. Quello che vogliamo da settembre è arrivare fino all'ultima giornata e poterci giocare il massimo possibile. Che poi sarà il primo posto, si spera. Poi saranno la posizione migliore nei playoff, vedremo. Comunque, il più in alto possibile a fine anno, arrivare fino in fondo, comunque a giocarci qualcosa. Non rimanere le ultime giornate in quella situazione in cui non puoi far nulla, non puoi andare su, non puoi scendere, buttare via. Benedetto, tu giochi una categoria sotto, però so che hai fatto anche queste altre categorie qua. Segui un po' il girone di Prima B? Sì, gli hai dato un'occhiata. Che idea ti sei fatto della lotta per le prime posizioni? Ma sicuramente Cabiate c'è qualcosina in più delle altre. Però anche il Lomazzo, secondo me, può dire la sua in questo campionato qua. Perché comunque è un bel organico, sì, è vero, giovane, ma comunque sono giovani che comunque questa categoria l'hanno fatta già da parecchi anni, e quindi secondo me anche Lomazzo può dire la sua in questo campionato. Bene, adesso poi, Marta, vedremo, sarà sicuramente una bella seconda parte di stagione. Adesso ci sono un po' questi recuperi, appunto, dopo la nostra marca. Marta ci elencherà quelli della settimana. Piace sempre conoscere chi ci viene a trovare. Abbiamo chiacchierato un attimo con te, volevo brevemente ricordare appunto chi sei. Sei un centrocampista, sta classe 98, e tu hai fatto giovanile in società importanti, giusto? Sì. Dove? Ai tempi ero un attaccante, c'era una pista all'idea di Luca Mauri, che ringrazio per questa scelta. Per adesso ti sta dando... Che per ora mi sta dando... Che ruolo ti ha messo? Città, sto giocando mezzala adesso. Okay. Io fin da bambino ho sempre fatto la punta, ho avuto un passato abbastanza importante, però... In che società hai giocato? Io da ragazzino ho giocato nell'Inter fino a circa i 13 anni, e poi ho fatto tra Como, Pro Patria, Monza, ho girato un po' le squadre professionistiche, 2 anni a Como, 6 mesi. Hai indosso una felpa stilosissima dell'Ajax, del Bayer Leverkusen, esatto, del quale sono un estimatore. Che squadra sei tifoso? Io tifo Juve. Va bene, andiamo avanti. No, ok, va bene, ci mancherebbe. Gli ultimi 3 anni, Alta Brianza, Real San Pedro, quest'anno Lomazzo, li ha sempre fatti in Prima B, giusto? Sì, come dicevi, prima, ma infatti, ti ho visto preparato, è stato uno degli ospiti in cui molto è notato, Marta, come veramente sul pezzo, è veramente bene, bene. Allora, passiamo alla seconda categoria adesso, perché andiamo un po' a chiacchierare con l'altro nostro ospite, Benedetto Lobianco. Tu sei un attaccante classe 89, come dicevamo, un po' vecchiotto, però altra squadra protagonista dell'ultimo weekend è stata l'Andratese,
perché è andata a vincere in casa della capolista di seconda H, Bellagina, a Bellagio, 2-1, giusto? Sì. Con un gol firmato da un argentino, e dopo ti chiederò perché sono curioso sempre di conoscere questi ragazzi che arrivano da fuori, dall'estero, Mascambroni, con l'acquisto di gennaio. La vittoria importante ti chiedo innanzitutto un commento sulla partita, che partita è stata e che avete preparato in modo particolare, perché nella seconda volta che andavate a Bellagio a giocare siete andati in ritiro, vero? Esatto, sì. Raccontaci un po'. Sì, no, siamo partiti sabato pomeriggio, siamo andati su Bellagio, abbiamo cenato tutti insieme al ristorante, abbiamo dormito in albergo, colazione tutti insieme. La sera avete fatto i bravi? La sera abbiamo fatto i bravi, sì, assolutamente. Ma qui sono dei locali, non sai. Sì, no. Non ha scappato nessuno. No, siamo stati tutti perché poi non c'è stata scaramanzia, perché l'avete già fatto con Lezzeno. Esatto. Però avete perso. Però abbiamo perso. Sì, esatto. Questa volta mi sa che con Lezzeno qualcuno è uscito. Invece no, vabbè. No, scherzo, dai. No, diciamo che vabbè, questa volta è andata bene. La partita inizialmente loro hanno segnato forse prima del primo gol. Però è stata una partita molto fisica, su un campo comunque veloce, perché sul sintetico, tra l'altro pioveva, la palla andava a 200 all'ora. Però non abbiamo mai mollato, quindi siamo stati sempre lì, abbiamo continuato a fare il nostro gioco e alla fine siamo riusciti a pareggiare prima della fine del primo tempo. E poi l'89esimo, 90esimo siamo riusciti anche a fare Ariel Mascambroni a fare il 2-1. Tra le altre cose, nei minuti di recupero gli ha dato anche un calcio di rigore per loro, che esatto, non dimentichiamo che il vostro portiere Zuccotti ha parato, miracolosamente sbagliato, ma ha parato. Sì, risultato importante questo, perché fino a un po' che l'altra settimana, appunto, dicevamo campionato chiuso con una Bellagina che sembrava, ma questa sconfitta loro interna contro di voi, che siete una delle realtà, delle più belle sorprese di questo campionato di seconda, riapre un po' il campionato secondo te, appunto? Ma adesso sa loro, perché a livello mentale devono reagire a questa sconfitta, però secondo me il vantaggio che hanno è chiedo è abbastanza... a Luca Binda, che è in redazione, chi ha in calendario la Bellagina? Gioca a Cabiano Impignano con il Serenza. Sì, poi mi sembra che ha da recuperare una partita con Col Cassina. Quindi diciamo, situazione sempre, la rimonta verso il primo posto da parte delle seguitrici è sempre difficile, poi il calcio tutto è possibile. Loro comunque sono una squadra ben attrezzata, sono una squadra ultimamente allenata, come dico, molto fisica e molto, molto quadrata, e comunque hanno anche delle qualità, quindi in questo campionato sicuramente hanno la possibilità per vincerlo, perché comunque il vantaggio ce l'hanno, però sa loro non mancare. Certo. Voi siete una bella serie, perché 5 risultati ultimi, sembra 4 vittorie filate, siete, certo, come dicevo, una bella sorpresa, una nuova realtà, emergenti del campionato. Tu insomma non sei più un giovanissimo, no, perché sei 89, quindi hai già giocato anni, dicevamo, per conoscere anche te. Prima di andare in onda, non sei di Como, sei di Gerenzano, sì, giusto? Hai sempre giocato, diciamo, nell'Interland? Sì, ho fatto tutte le giovanili nella squadra di Gerenzano. Poi ho giocato a Mozzate agli allievi regionali, poi sono passato al Cistellum, nella Juniores, e ho fatto anche la prima squadra lì. Poi ho giocato su Milano, alla Nuova Samo, sempre in prima categoria. Poi sono andato a Bregnano e sei un ex Lomazzo, no? Ex Lomazzo, sì. Prima possiamo raccontare un aneddoto, perché in estate hai avuto anche la possibilità di restare. Sì, diciamo che c'era la possibilità di rimanere. Un contatto? Sì, esatto. Sono ho scambiato due chiacchiere anche con loro, però vabbè, chiaramente tra che molti dei miei compagni non erano stati riconfermati e comunque avrei dovuto giocarmi il posto con il fratello del mister, quindi
che un bel giocatore, che è un buon, buon giocatore sicuramente, che ho visto che ci stava guardando per salutare. E poi no, cioè, no, chiedo, anzi magari ha scritto qualcosa, Mirko, ma avevo visto che ci stava adesso. E poi sicuramente la chiamata del mister Brittani è stata fondamentale. Ecco, di Luca Mauri, che è uno dei giovani allenatori emergenti, abbiamo già parlato prima, volevo chiedere a te cosa ne pensi, insomma, di Gio Brittani. È stato il nostro ospite a Ballario Sport, se ne parla anche di lui, un gran bene, uno, insomma, sì, degli allenatori emergenti. Io sono dell'idea che allenatore si nasce, perché non tutti i bravi giocatori possono essere dei bravi allenatori. Lui, secondo me, è nato per allenare, perché veramente è il primo anno, riesce a lavorare sul campo e lavorare anche mentalmente con i giocatori, perché comunque noi siamo una squadra, diciamo, tutta nuova, praticamente fatta da zero quest'anno. All'inizio abbiamo avuto qualche problemino. Infatti, guardando la vostra, diciamo, stagione all'inizio, i risultati sì, diciamo che avete trovato anche la costanza di prestazioni. Sì, diciamo che le prestazioni ci sono sempre state, che i risultati all'inizio erano un po' altalenanti. Adesso anche con l'arrivo appunto di questi due giocatori nuovi inseriti, ecco, parlami un po' di questo Ariel Mascambroni, perché era un ex Visnova, è stato a Cantù inizio stagione e poi è arrivato da voi. Che giocatore è? È un giocatore per l'argentino, no? Dice, cazzo, un talento, no, no, magari un martellone. No, è di qualità e quantità, veramente è un signor centrocampista. No, no. Un valore aggiunto per la vostra. Poi comunque in Argentina ha fatto la C, quindi è uno che non è proprio c'è giocato molto, forse all'andata col Cantù. Cantù che adesso sta facendo bene. Sì, conosco tanti ragazzi. Cantù. Volevo chiedere a te invece, il campionato di seconda H, segui magari, hai qualche Io uno dei miei migliori amici gioca a Serienza, quindi seguo Matteo Moia. Ah, ok. Seguo un po', loro hanno tanti infortuni, però sono una buona squadra, anche loro molto giovane. Non conosco bene tutti i risultati precisamente della classifica. Poi le ultime settimane sei stato molto concentrato di quello che succede in casa. Si è giocato poco queste settimane comunque. Benedetto, tifoso del Milan. Bravo Benedetto. Tra le altre cose, grande bomber, 13 gol, o meglio sarebbero 14, anzi io farò di tutto per cambiare questa regola, perché ti è stato levato il 14esimo gol, che hai segnato nella partita con l'HF, che poi avete vinto a tavolino per la famosa, diciamo così, faccenda delle righe, non sparate, ma anche di questo abbiamo già detto e ridetto. Allora Marta, siamo quasi in chiusura, poi andiamo per un aperitivo chiaramente, perché parlare sport, allenamento io è analcolico, mister analcolico, un integratore. Marta, sì, sarà una settimana ricca di appuntamenti, sono tantissimi recuperi, anzi vi ricordo che sul nostro sito lavisport.it potrete vedere in costante aggiornamento il calendario dei recuperi, dei gironi che interessano appunto tutte le comasche, che verrà poi aggiornato con tutti i risultati. Abbiamo, se vogliamo magari segnalare le partite di domani. Già da domani saranno tante le squadre in campo, in eccellenza girone A, partita importantissima per il Fenegrò, che giocherà con la Castellanzese capolista alle ore 15. Mentre... Vado a vederla Marta, voglio andare a vederla capolista questo Fenegrò, che è un mercoledì pomeriggio tranquillo, che non giocano mille partite. Sarò Fenegrò. Invece domani sera, sempre in eccellenza A, per l'Ardor Lazzate ci sarà la trasferta contro il Ferrera. Zingonia per l'Arcellasco domani pomeriggio, mentre domani sera Besnatese per la Guanzatese. Promozione A, esatto. Sì. Invece per quanto riguarda la promozione B, l'Alta Brianza ospita l'Arcore, mentre il Menaggio giocherà a Dongo contro il Lissone. 20:30, tutte e due anche le partite di promozione. In prima B, come ricordavi prima tu, ci sarà appunto Ardita Caviata alle ore 20:45. Poi vedremo di esserci domani sera. E invece alle 20:30 Desio Tavernola. Bene, dai. Poi ce ne sono ancora altre, però appunto come dicevi sull'Ario Sport le potete vedere tutte, aggiorneremo costantemente i risultati, mentre per tabellini, pagelle e quant'altro usciremo comunque sempre sulla provincia, potrete appunto trovare sempre i tabellini di tutte le partite, i marcatori e la cronaca delle gare. Esatto, siamo in chiusura, cosa dobbiamo ricordare? Sì, ancora? Prima di chiudere, come sempre l'appuntamento con il nostro angolo a Marcord, questa sera la foto di una squadra di 11 anni fa, più o meno, e vi invitiamo appunto a commentare, a riconoscere i protagonisti e a taggarli.
Va bene, direi che per oggi no, vi ringrazio, è stata una bella puntata grazie perché a voi, avete un futuro da opinionisti, avete una bella parlata, mi siete piaciuti, bravi ragazzi, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Il lupo. Salutiamo? Sì, appuntamento, vi ricordiamo sempre la prossima settimana, sempre di martedì, e buona serata a tutti, grazie per averci seguito. Ciao a tutti. Ciao.